Io considero il tema dell'equidistanza una vergogna, quindi è anche una vergogna che nasconde dei peccati, se così si può dire, perché è evidente che nella guerra ibrida condotta prima della guerra reale di questo periodo, è vero che la Russia aveva preparato il terreno e aveva preparato il terreno infiltrando concretamente vasti settori dell'opinione pubblica occidentale, in particolare quella italiana, e soprattutto settori della politica del nostro paese. E ci sono delle cose che restano, delle situazioni e dei coinvolgimenti che rendono meno liberi alcuni settori della nostra politica. Dobbiamo ricordarci, ad esempio, che la Lega pochi anni fa, non 20, 30 o 40 anni fa, ma pochi anni fa, aveva stretto un accordo firmato con il partito di Putin. Quindi è evidente che c'è diciamo, un meccanismo distorto tra un pezzo della nostra politica e il Cremlino. Dopodiché, vorrei fare un ulteriore passo indietro, nel senso che questa è una vergogna perché in questa fase, secondo me, in pochi si rendono conto che, almeno per il momento, questo conflitto non porta a un compromesso, ma porta alla vittoria di uno o dell'altro, almeno nelle intenzioni iniziali. L'atteggiamento di Putin è chiaramente un atteggiamento di chi vuole vincere e non di chi vuole trovare un compromesso. Ma guardate, la scorsa settimana anche c'è stato il vertice dei ministri della difesa della NATO qui a Bruxelles e nelle analisi che facevano soprattutto i rappresentanti americani, anche negli Stati Uniti c'è l'idea che questa guerra deve essere vinta e non chiudersi con un compromesso. Perché viene considerata anche l'occasione, almeno come tentativo, poi l'esito può anche non essere quello definitivo, ma di cambiare, di fare un cambio di regime in Russia, cioè di sostituire Putin se la vittoria sarà del fronte occidentale. Allora, se questo è lo schema, l'idea di dire in un pezzo del mondo occidentale, come in Italia, noi non siamo da una parte o dall'altra, mi sembra una cosa scandalosa e le motivazioni sono ancora più scandalose. Le Noi però motivazioni sono scandalose. assistiamo però, diciamo, quello hai fatto, è molto opportuno che tu abbia ricordato l'accordo firmato della Lega con il partito di Putin. La Lega oggi, diciamo, c'è un Salvini molto più attento, diciamo, i capigruppo hanno teoricamente militarizzato i loro gruppi, delle assenze sappiamo che ci saranno. Ma la Lega ha questa posizione. Diverso è alcuni transfughi dei 5 Stelle, i 5 Stelle anche saranno in aula, ma insomma c'è un tema quindi di leader che si riposizionano, però di queste frange e comunque che però appunto hanno poi voce in Parlamento e poi anche di un atteggiamento non così dichiaratamente filorusso, ma comunque talmente critico nei confronti della NATO anche a sinistra. No, ma quello non c'è dubbio, però anche diciamo, sulle scelte di alcuni leader non contano soltanto le parole, ma conta anche la postura con cui certe parole si pronunciano. E la postura molto spesso, diciamo, segnala una certa incertezza o un'ambiguità. Poi è evidente che anche a sinistra c'è un pezzo di sinistra che evidentemente, come dire, presa diciamo, nel retaggio del passato, individua nella NATO un soggetto aggressivo e soprattutto un nemico. Questo è abbastanza evidente. E questo fa perno poi anche su un argomento che è stato utilizzato in Italia per giustificare il conflitto in Ucraina, ossia la presunta aggressività della NATO nei confronti della Russia.
che è veramente presunta, primo perché non c'è stato mai nessun atto di aggressione, ma in secondo luogo si trascura, ed è veramente anche in questo caso una colpa di quella parte della sinistra, si trascura il fatto che nelle adesioni dei paesi dell'ex est europeo alla NATO, come la Polonia o la Romania, la scelta dell'adesione alla NATO è una scelta frutto di un processo democratico e non di un'annessione. Cioè ci sono stati governi eletti democraticamente che hanno scelto di aderire alla NATO, e a questo si contrappone una presunta e ormai superata idea dei blocchi contrapposti, come se quei blocchi fossero diciamo immortali, definitivi, e come se la Russia potesse ancora vantare una, diciamo, un diritto su una parte del mondo. Ecco, forse mi sembra che diciamo, questo sia il quadro. Sì, chiedo anche se diciamo se un